modo in cui le donne subdole e stronze ti sfruttano. Quindi vediamo 5 modi in cui le donne subdole e stronze ti sfruttano. Prima però iscriviti al canale attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi ovviamente su tutti i miei social. E se vuoi fare una piccola donazione al canale, puoi farla, basta che vai sotto il video e fai una piccola donazione al canale. Ovviamente l'iscrizione è gratis e ti puoi iscrivere, diciamo, attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Inoltre, se vuoi usufruire degli esclusivi vantaggi degli abbonamenti, basta che vai nella home page, tastino abbonati, e riceverai, diciamo, e riceverai praticamente una, diciamo, e potrai partecipare agli esclusivi vantaggi degli abbonamenti. Ma veniamo al tema. 5 modi in cui le donne subdole, stronze, ti sfruttano. Allora, ci sono tanti uomini che si fanno sfruttare dalle donne e ci sono 5 modi in cui queste li sfruttano. Questi carampani malgascioni alla fine non ottengono niente, diventano dei cavalieri serventi, diventano dei poveracci, dei catramisti che vengono sfruttati economicamente o in altre modalità e non riescono neanche a farsela dare. Quindi se tu non riesci a fartela dare dalla donna che ti interessa e questa qua continua a interagire con te, è perché è una subdola e stronza che ti sfrutta. E allora sei tu che ti lasci sfruttare, caro catramista. Intanto, quali sono questi 5 modi? Beh, il primo modo fondamentale è quello, perché le donne non sono sceme, hanno un cervello e lo sanno usare anche meglio di te. E quindi una donna a comprendere che tu sei coinvolto ci mette 0 secondi, perché lo capisce dal tuo linguaggio non verbale, dal tuo modo di fare, dal tuo essere servizievole, dal tuo essere mentecatto, dal tuo essere cavaliere servente. E quindi a quel punto lì dice, ma di fessi non è che se ne trovano poi tanti, anche se ce ne sono tanti in giro, magari lei non è, come dire, questa grande seduttrice, però ha trovato un fesso e quindi cercherà di sfruttarti. Però qual è il modo principale in cui cerca di sfruttarti? Beh, questa è anche, una strategia di seduzione, comunque, che, come dire, che io negli altri canali per le donne insegno. Fondamentalmente è quella di fartela annusare, diciamo, ma contemporaneamente frenzonarti. Questo è perché, come dire, ti lascia accesa la speranza. Ti lascia la speranza che se tu farai qualcosa di eclatante, farai qualcosa, ti prostrerai, farai qualcosa di eccezionale, magari lei potrà dartela, magari lei potrà starci. E questo ovviamente te lo lascia intendere. Non è vero, ma te lo lascia intendere. In questo modo tu, come dire, quando l'annusi, perché magari lei sarà gentile con te, carina, scherzerà, eccetera, poi magari ogni tanto sparirà, ti chiederà consigli, ti chiederà dei piccoli favori, no? Ma non te li chiederà neanche, sarai tu che ti prostrerai e dirà, ah, c'ho da pulire la cantina, non so chi far venire, bah, non so, ti metterà magari, ti contrapporrà un antagonista, forse chiederò a Mario, e tu invece dici sì, chiedi a Mario, che è la persona giusta, è quello che dovresti fare. Dici, no, ma vengo io, ti pulisco io la cantina, non ti preoccupare, ti lascio anche 50 euro, così poi dopo la fai, che ne so. Pensa a te, no? Questo è. E poi, quando avrà bisogno di qualche fesso che la scorrazzi in giro, ci sarai sempre tu. Poi quando non saprà cosa fare, perché dall'altra parte magari va al parcheggio del cimitero, perché queste sono fatte così, come dire, a chi, agli amanti offrono, danno tutto, e a te che sei l'amico chiedono, ti sfruttano. Un altro modo è quello di, appunto, presentarti dei problemi, presentarti dei piccoli problemi, e vedono che tu sei lì disponibile a risolvere, a correre avanti e indietro, a fare commissioni, sei disposto a scattare.
quando c'è qualcosa da fare, insomma, offri cene, offri questo, offri regali, offri quell'altro. È ovvio che questa prende e manco magari ti dice grazie, se ti dice grazie poi se ne fotte, e quindi agisce in questo modo, no? Praticamente il suo potenziale lo acquisisce perché tu continuerai a fare sempre di più. È ovvio che questo, diciamo, tra l'altro ti porterà anche a confessare talvolta i tuoi sentimenti, no? E lei da vera stronza, ah, ma io non avevo mica capito, no, no, ma io e te siamo solo amici, no, ma figurati, non possiamo, ti prenderà per il culo, rovinare questa amicizia così bella, perché poi sai, le relazioni vanno e vengono, non si può mica rovinare un'amicizia così bella, un'amicizia così interessante, un'amicizia così pulita, non dobbiamo rovinare. Intanto tu sei quello che caccia il grano, offre cene, offre qua, offre là. E te lo prendi in quel posto, no? E quindi devi praticamente invertire la rotta. Devi iniziare a intanto non dovresti cadere nella tela del ragno e tenere presente che per le donne non è che tutto è dovuto, tu devi offrire delle cose, sto cazzo, non devi offrire niente. Meno offri, meglio è. Posso offrirti un'acqua minerale, posso offrirti un caffè una volta, ma la volta dopo me lo offri tu. Non ti invito neanche a cena, non ti do niente. A meno che non ci si crei un rapporto per cui questa deve essere disponibile. Perché è una pura illusione, no? Che le donne si innamorano di quelli che danno. No? Le puttane che vogliono crearsi, che vogliono sfruttare gli altri, utilizzano questo sistema. Ma tu non devi assolutamente dare nulla, non devi assolutamente dare nulla, devi semplicemente presentarti come maschio sicuro, maschio dominante, presentarti come uno che ha tante donne e devi trovartele, devi interagire su più fronti, seminare da tante parti e vedrai che sarà lei a correrti dietro, perché nel momento in cui capisci, ad esempio, intanto falla parlare, perché più le fai parlare le donne meglio è, no? Più le fai parlare, più loro si apriranno, più le darai emozioni. Devi farle commuovere, farle piangere, devono capire che parlando di quelli che sono i loro turbamenti, delle situazioni vissute in famiglia, che sono state delle sofferenze vissute, tu, un abile seduttore e un abile, tra virgolette, psicanalista, è la verità, perché è bravo nel far parlare, nel far tirare fuori le emozioni. Più queste tirano fuori le emozioni, più si innamoreranno di te, senza che tu di concreto gli dai niente. Dai solo un servizio emotivo. Loro saranno disposti a darti. Saranno disposti a darti e si coinvolgeranno e si innamoreranno e smetteranno di sfruttarti. È ovvio che se tu, come dire, ti sei fatto sfruttare per anni e poi non è che si inverte la rotta in 448, perché l'immagine mentale che si saranno create su di te è quella, quindi necessariamente devi staccare, o per meglio dire, togliere anche dai coglioni definitivamente questa e ripartire, diciamo, in modo più proficuo con un altro, perché altrimenti finirai, tra l'altro, anche di incolpare te stesso e sperimenterai il senso di colpa. Sperimenterai il rimpianto, qui invece no, devi diventare un uomo di valore, un uomo che vale, e un uomo vale soltanto se non è bisognoso, perché nel momento in cui diventi bisognoso di una che te la fanno usare, sei proprio un, come dire, un peggio di un catramista, cassa integrato senza fissa dimora, cioè emotivamente non vale niente e non riuscirei mai a trovare nessuna donna. Quindi recupera la tua forza interiore, vedrai che smetteranno di sfruttarti e cominceranno a dartela perché penseranno che se te la danno tu ti innamorerai. Invece tu non ti innamorerai e si invertirà la clessidra, sarai tu quello che otterrai e saranno loro quello che daranno, che poi è l'obiettivo che ti devi dare. E poi deciderai, insomma, come portare avanti la situazione, sempre che ti vada di portarla avanti. Seguimi su Instagram, YouTube e TikTok, ovviamente su tutti i miei canali YouTube, condividi questo video con i tuoi amici, metti un like e iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica del nuovo video. Se
Se il video ti è piaciuto, vuoi fare una piccola donazione al canale, basta che vai sotto il video, tastino super grazie e fai una piccola donazione, anche un caffè ben accetto. Altrimenti, se vuoi usufruire degli esclusivi vantaggi degli abbonamenti, basta che vai nella home page, tastino abbonati, vicino al tastino iscriviti e selezioni l'abbonamento che preferisci. E naturalmente, se non lo vedi con l'app del cellulare, tastino abbonati, vai con il computer.